Un giorno ho detto basta alla miseria che colpisce tante persone sfollate come me. Siamo alla mercé di interessi economici nazionali e internazionali e di chi vuole impossessarsi della nostra terra. Sono soprattutto famiglie contadine e le comunità rurali a essere cacciate. Siamo costretti a fuggire dalle nostre case a causa di omicidi, stupri, torture e il reclutamento forzato dei nostri figli. Malgrado tutte le difficoltà, ho potuto permettere a mia figlia di studiare. Lei è la mia gioia più grande. A Turbo volevo che più persone possibili avessero un lavoro. Allora ho creato un gruppo con altre donne, da cui è nata l'Associazione delle Donne per la Promozione della Pace, ASOMUPAS. Questa organizzazione per me è come una famiglia. Sosteniamo le donne imprenditrici e produttrici affinché possano provvedere alla loro necessità quotidiana. Offriamo pasti sani a prezzi modici, formazione e piccoli crediti. Conosce le Repas? La confezione e la vendita di queste tortillas di mais mi ha permesso di creare impieghi. Per fabbricarle abbiamo scelto di sostenere gli agricoltori locali e di acquistare il loro mais, anche se è più caro di quello importato. Tutte queste attività permettono alle donne di provvedere loro stesse ai bisogni delle loro famiglie, di riparare la casa, di finanziare la scolarizzazione dei figli. Le nostre decisioni sono prese democraticamente e teniamo a coinvolgere anche gli uomini nei nostri progetti. Per noi, l'autodeterminazione è il cammino migliore verso la costruzione della pace.